Ciao, io sono Pasquale ed oggi ti dico la mia idea sul perché io ho un fondo di emergenza e per quale motivo secondo me sarebbe opportuno che tutti avessero questo piccolo, diciamo così, paracadute economico. Anzi, se c'è la possibilità, anche più di uno di questi paracaduti economici non farebbe male, come dice il buon e caro Domenico, di vivere di dividendi. E ti dico come mi sto creando il mio e quali potrebbero essere le varie modalità per potersene creare uno. Tutto sembra essere perfetto nella vita, ma dietro l'angolo ci sono sempre dei pericoli nascosti. Oddio, così detta mi sembra un po' tragica. Non sto parlando mica del Titanic, o anzi del Titanic. In ogni caso è un concetto chiave negli investimenti. Non bisogna, secondo me, mai ritrovarsi nella situazione di dover avere, purtroppo, da utilizzare il piano B. Tra l'altro so che sei una bravissima persona perché ti conosco e so perfettamente che tu ti iscriverai a questo canale, cliccherai la campanella delle notifiche e metterai un bel mi piace. Sto usando la forza, quella di Star Wars. Dai su, dovrebbe funzionare. Niente. Sono tre azioni gratuite che a te non costano niente ma che mi aiutano a fare crescere il mio canale. Bene, fino ad agosto dell'anno 2019 io non avevo mai preso in considerazione la necessità di avere un cosiddetto fondo o conto di emergenza. In realtà non risparmiavo e non pagavo bene i miei debiti. Vivevo praticamente stipendio dopo stipendio. Nessuna pianificazione, nessuna programmazione e nessun senso di comprensione di quello che da un momento all'altro sarebbe potuto accadere a me o alla mia famiglia. La sto facendo sempre più tragica, ma se ci pensi sotto farla un pochino più tragica del dovuto ha un suo vantaggio, ti mette in realtà sull'attenti, ti mette nell'ottica che hai per forza bisogno di poter ovviare a possibili problemi o problemini che si possono presentare in maniera inaspettata. Per esempio, il mio processo di risparmio, investimento e realizzazione del mio fondo di emergenza si è velocizzato sempre di più da quando 2 mesi fa è nato il mio primo bimbo, è anche l'unico, te lo posso assicurare, ma questo è un altro discorso. Un percorso che andava a rilento ma che ora è in fase super veloce. Il concetto è semplice: se un qualsiasi evento nefasto o inaspettato possa inficiare la mia possibilità di generare del reddito o di utilizzarlo nella maniera opportuna, questo avrà delle enormi ripercussioni non solo su di me ma anche su mia moglie, su mio figlio e sul mio cane. Lui infatti è sempre il più importante di tutti in questa casa. Ma come si può creare un cuscinetto economico in maniera magari semplice e soprattutto dove poterlo mettere? Come risparmiare e quanto? Bene, vediamo prima come me lo sono creato io e come ovviamente potresti farlo anche tu. Il primo consiglio è quello di avere un profondo senso critico verso se stessi. Non puoi mettere soldi da parte, a prescindere che sia un fondo di emergenza oppure un vero e proprio risparmio o magari una pianificazione di investimenti, se non hai la faccia tosta di guardarti allo specchio e dire a te stesso che fino ad ora non hai fatto niente per risparmiare. Io l'ho fatto, l'ho già fatto. Mi sono dovuto girare di lato perché, come vedi, ho un naso grande che urtava allo specchio, ma questo è un altro motivo e ci siamo capiti. Devi essere in grado di dirti dove stai sbagliando e perché lo stai facendo. E perché magari non riesci a creare questo fondo di emergenza o per quale motivo, anche se tu lo possa andare a creare, chiederti per quale ragioni tu non lo stia facendo. Idealmente il metodo migliore è quello di avere un budget su Excel o su una qualsiasi altra app. Excel stesso offre dei template che puoi modificare a tuo piacimento, che poi è la cosa alla fine che ho fatto io per me, per il mio budget. Capire dove tagliare le spese, come far uscire dal cilindro dei soldi che non ti aspettavi essere lì, da poter essere risparmiati magari. Ho fatto un video apposito sul budget che ti lascio qui da qualche parte sullo schermo. In linea di massima, quello che ho fatto io è stato questo. Una volta capito quanto riuscivo a farmi rimanere ogni mese, tolte le spese essenziali, e per spese essenziali intendo l'affitto, le bollette, eccetera, quelle lì insomma, di decidere una cifra di quel surplus. Il nuovo iPhone, o mangiare al ristorante, o andare a giocare a bowling, ti posso garantire che non sono spese essenziali per la cronaca, era giusto per puntualizzare la cosa. Insomma, individua la somma ideale per te e portala avanti fino a quando non raggiungi almeno 3 mesi
ma meglio 6 mesi di spese essenziali, che come sai sono quelle menzionate poco fa, casa, bla bla e non bullying. Dicevo che devi essere tu a decidere, perché ovviamente dipende dalle tue entrate. Possono essere 50 euro, 100 euro, 20 euro, nessuno ti mette fretta, ma come una formichina il tuo lavoro è quello di, un poco alla volta, di costruirti questo fondo di emergenza. Ovviamente ti ricordo, prima di proseguire, che puoi sempre, comunque, cliccare sul il pollice in su, se questo video è di tuo gradimento, e che puoi anche condividerlo, non ci pensavi, ma puoi anche condividerlo con altre persone che come me e come te sono intenzionate a crescere nella conoscenza del mondo della finanza, del risparmio e degli investimenti. Quali sono le possibili alternative dove poter tenere il fondo di emergenza in caso ovviamente di necessità? Idealmente il modo migliore per avere il fondo di emergenza è essere che sia pronto all'uso. Però qual è questo modo? Quello più veloce potrebbe non essere ovviamente il migliore o il più conveniente. Quali sono tutte le possibilità appunto da poter valutare? Beh, il metodo più semplice secondo me è la tua banca. Lasciare i soldi in banca ha il vantaggio che sono prelevabili istantaneamente. Inoltre, trattandosi di una copertura che sta fra i 3 e i 6 mesi di spese vive, sono soldi che sicuramente sono ovviamente coperti dal fondo interbancario per la copertura dei depositi. Se poi tu invece hai più di 100.000 euro di spese fisse, beh, sicuramente il fondo di emergenza non è, secondo me ovviamente, il modo migliore per poter utilizzare i tuoi soldi. In ogni caso, in banca avere soldi disponibili istantaneamente è un vantaggio. Un secondo vantaggio è che nel caso tu abbia il conto presso una banca fisica, per cui non solo una banca online come possono essere, che ne so, ING Direct, puoi in qualunque momento entrare nella tua filiale e prelevarli, o meglio, se fosse in un weekend, andare a uno sportello e prelevarli con la tua carta Bancomat. Questi sono a mio avviso gli unici vantaggi, sinceramente non me ne vengono in mente altri. Gli svantaggi sono sicuramente che, non avendo interessi, o molte volte anzi, più delle volte anzi, hai un canone fisso mensile, i tuoi soldi perdono valore nel tempo, colpiti dall'inflazione e ovviamente dal canone dove esso sia presente. Un altro punto a sfavore è che i soldi in banca, oltre a perdere il loro valore, ovviamente di conseguenza non producono neanche interessi attivi, e per cui non ci sono guadagni, ma perdi proprio tutto in senso assoluto in termini di valore. Un altro svantaggio che trovo in questa soluzione è che, essendo sempre disponibili, senza neanche un minimo di periodo di tempo di attesa per poterli prelevare, se hai un carattere poco incline alla autodisciplina, potessi andarli a prelevare per delle cavolate assurde. Acquistare l'ultimo prodotto scontato su Amazon durante il Black Friday non è un'emergenza, ma molte persone, posso assicurarti, che potrebbero vederla così. Ti voglio ricordare che qui, in questo video, come in tutti i miei video, come ripeto sempre, io non ti sto invitando ad investire, a risparmiare, o non ti sto dando assolutamente una consulenza finanziaria, perché non ne ho le competenze. Qui ovviamente ti vengo a parlare delle mie esperienze. Se poi hai intenzione di investire, risparmiare o, diciamo, entrare nel mondo della finanza, studia bene l'argomento per conto tuo oppure rivolgiti a un consulente esperto del settore. Un'altra alternativa quale potrebbe essere? Beh, una seconda alternativa potrebbe essere un conto deposito, come li chiamano gli inglesi i saving accounts. Il vantaggio di questi conti è che possono anche possedere, anzi solitamente posseggono, degli interessi attivi. Ovviamente solitamente sono molto bassi, ma comunque combattono in maniera leggera il logorio dovuto all'inflazione, quello che influisce sul tuo denaro. Poi in alcuni casi i soldi sono vincolabili per periodi di tempo più lunghi, più o meno lunghi in realtà, e questo ti permette di ottimizzare l'interesse che vai a creare. Inoltre molti di questi prodotti permettono di fare dei versamenti periodici come se fosse un pack. Per esempio, io ne ho avuti due qui in Irlanda, uno presso la KBC Bank e l'altro presso la Bank of Ireland. Il primo mi permetteva di prelevare in qualunque momento io volessi farlo, e l'interesse che mi veniva dato è lo 0,15%. Il secondo invece mi dava lo 0,2% e mi permetteva di ritirare i soldi con una settimana di preavviso. Lo svantaggio di queste tipologie di strumenti è che, come hai visto prima, gli interessi sono veramente molto bassi. A meno che tu non ti metta a bloccare le tue somme per un periodo di tempo superiore all'anno, non vedrai mai degli interessi particolarmente alti, e comunque non saranno altissimi anche in quel caso. Inoltre, ti troverai nella situazione di dover attendere solitamente la scadenza del periodo in cui il tuo denaro
ti tornerà ad essere prelevabile se scegli uno di queste tipologie di tempo più lungo. Ovviamente in un'ottica di emergenza periodi troppo lunghi potrebbero non essere una soluzione ideale per avere liquidità appunto in tempo per l'emergenza che si è venuta a creare. Per cui se valuti questa soluzione dovresti basare la tua scelta sulla tua personale situazione. Una terza scelta molto più rischiosa, ma che è la strada alla fine che ho scelto io, è di versarli in un pack investendoli in una soluzione che mi porta comunque degli interessi attivi. Il vantaggio ovviamente di questa soluzione è che il fatto che il capitale cresca nel tempo è sempre superiore al valore che l'inflazione potrebbe avere nei confronti del tuo capitale nel tempo ovviamente, nel tempo che avanza. Questo fa anche in modo che il suo valore non solo non diminuisca, ma ovviamente tenda ad aumentare. I 1000 euro che versi oggi non saranno 1000 euro domani. Io, optando per questa soluzione, sto facendo un pack su Money Farm che ho recensito di recente. Visto che qui in Irlanda non c'è neanche la necessità minima di partire con i 5000 euro di importo come in Italia, ma basta fare un versamento iniziale dei 100 euro, come se fosse un inizio di un pack normale. Da quando ho iniziato ad agosto di quest'anno ho avuto un rendimento del 5%. Svantaggi? Beh, ovviamente il capitale è legato alle logiche di mercato. Se il mercato scende, il mio capitale perde di valore. Se il mercato sale, invece io guadagno degli interessi attivi. Per cui c'è la possibilità che nel caso di una crisi di mercato il mio denaro, il valore che del mio denaro, tenda a diminuire. È stata una mia scelta e ho fatto queste considerazioni per quanto mi riguarda quando ho scelto questa situazione. Anche se il mercato andasse verso il basso, comunque per diversi mesi e spero anche per anni, perché non vedo crisi in corso o vicine, il mio capitale è cresciuto nel tempo. In linea di massima penso di non aver problemi particolari sul capitale iniziale, quello con cui ho iniziato, e comunque se mi rendessi veramente conto che il capitale del mio fondo di emergenza è in grave pericolo per la crisi di mercato, io posso sempre e comunque prelevarlo in qualunque momento e magari spostarlo su un mio conto di risparmio o saving accounts o sul mio conto bancario per un periodo di tempo limitato. Non ho preso in considerazione né i libretti nominali o quelli postali per questa analisi perché, per quello che mi riguarda, li ritengo degli strumenti molto anacronistici e che non mi piacciono particolarmente. Ma sappi che comunque ci sono anche queste soluzioni, queste possibilità sul mercato nel caso tu voglia creare il tuo fondo di emergenza. La conclusione, secondo il mio parere, è che non c'è assolutamente una strategia perfetta per poter creare il proprio fondo di emergenza che possa deve essere definita, diciamo così, universale. Ma ognuno, ovviamente, adatterà la propria personale strategia. Come ad esempio potessi decidere di creare più fondi diversi in cui separare le varie tipologie di spesa, come Domenico nel suo canale Vivere di Dividendi ha spiegato in un video precedente, e lui adotta questa strategia. Io al momento ne ho solo uno, ma dopo aver guardato il video di Domenico, che qui ti lascio da qualche parte sullo schermo, ho deciso che valuterò la creazione di almeno di uno, magari di due altri mini fondi. Uno sarà sicuramente per le spese della mia auto. L'altro ancora non ho ben chiaro se lo creerò e per cosa andrà ad essere allocato, ma diciamo che è un proposito che sto valutando in maniera molto seria. Per parlare di cose molto serie ti ricordo e ti dico che ho un account Patreon dove, se vuoi, puoi supportare il mio canale con un piccolo contributo mensile. Trovi il link qui sotto nella descrizione del video. Pubblicità strategica, eh? Fammi sapere cosa ne pensi su questo argomento lasciando un commento qui sotto. Per favore scambiamoci delle idee su questo argomento, su questi contenuti o su altri contenuti, e dimmi se trovi questo argomento di tuo interesse e di utilità e se hai altre informazioni utili da condividere con me e con gli altri. Ovviamente ti ricordo che se il video ti è piaciuto puoi distruggere il pollice in su, iscriverti al canale e cliccare la campanella delle notifiche. Bene, per oggi è tutto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!